Ciao a tutti ragazzi, sono Lepita e siamo qui con la prediction del Team Mode Week numero 10. Questa settimana abbiamo aspettato un bel po' di più per pubblicare il video, per prendere in considerazione anche le gare giocate lunedì e martedì sera, poiché fino a ieri sera non c'era un granché da inserire all'interno della squadra degli Inform, in quanto l'IE non dovrebbe contare le amichevoli giocate tra le nazionali. Quindi dovrebbe, ed utilizzo il condizionale poiché con Lea non si sa mai, escludere players come Robben e De Bruyne che pur meritando non disputavano competizioni ufficiali. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere chi sarà presente nei 23 Inform di questa sera secondo noi. In porta potrebbe esserci Claudio Bravo, il portiere del Barça che con la sua nazionale cilena effettua ben 6 salvataggi mantenendo il risultato sull'1-1 contro la Colombia. In difesa potrebbe esserci Joan Oumari del Francoforte che segna un gol nel 7-0 del Libano sul Laos. Poi abbiamo Maya Yoshida del Southampton che segna il primo dei 3 gol rifilati da suo Giappone al Singapore. Ed infine Fazi Ghulam, il terzino sinistro del Napoli che segna una doppietta di cui uno su rigore nel 7-0 che l'Algeria rifila alla Tanzania. Un informe davvero interessante per la nostra Serie A. Nella linea di metà campo vediamo Miles Jedinak del Crystal Palace che segna un gol nel 3-0 dell'Australia contro il Kyrgyzstan ed uno nel 4-0 sul Bangladesh. Poi abbiamo Stefan Bia del Trabzonspor che segna il primo dei 3 gol siglati dal Camerun contro il Niger. Ancora Jesus Manuel Corona del Porto che fornisce 2 assist nel 3-0 contro il Salvador e segna un gol nello 0-2 contro l'Honduras. Ed infine Bolasie del Crystal Palace che segna un gol su rigore nel 2-2 del suo Congo contro il Burundi. Nel terzetto d'attacco potrebbero esserci ben 3 secondi in form, tra cui Mohamed Al-Shalawi che segna ben 5 gol nel 10-0 consegnato dall'Arabia Saudita al Timor-Est. Poi abbiamo Islam Slimani dello Sporting Lisbona che segna 2 gol nel 2-2 contro la Tanzania all'andata e 2 nel 7-0 del ritorno. Ed infine Re Zlatan Ibrahimovic che con un gol all'andata e la doppietta nel 2-2 del ritorno contro la Danimarca riesce a portare la sua Svezia agli europei. Tra l'altro l'aveva detto che non sarebbero stati europei senza di lui. Diamo uno sguardo alla panchina dove troviamo Didier Omonoibang che para 2 rigori nel finale di gara contro il Mozambico, permettendo al Gabon di vincere, Christian Gamboa del West Brom che segna un gol con la Costa Rica, Thomas Kadar del Lecce che si mette in luce nelle gare di andata e ritorno con la sua Ungheria contro la Norvegia, poi abbiamo Roli Bonevacia che è uno dei pochi di quelli presi in considerazione che gioca con il suo club e non con la nazionale, che segna una doppietta nel 4-2 del Wellington contro l'Adelaide, ancora abbiamo Emil Forsberg, lo svedese che segna un gol nel 2-1 all'andata contro la Danimarca, ancora Josie Altidore del Toronto che segna 2 gol ed un assist, ed infine Jonathan Walters dello Stoke, l'irlandese che segna 2 gol nella gara di ritorno contro la Bosnia. Diamo uno sguardo rapido alle riserve dove troviamo Felipe Owono, che mantiene la porta della Guinea Equatoriale inviolata nell'1-0 contro il Marocco, Sung Yong Ki dello Swansea che segna 2 gol nel 5-0, Johnson che segna un gol e 2 assist nel 6-1, Eldon con la sua doppietta nella gara di ritorno contro il Kenya che permette alla nazionale del Capoverde di passare il turno, ed infine Giovanni Sio che segna una doppietta nel 3-0 della Costa d'Avorio contro la Liberia. Anche questa prediction, che è mia straordinaria, arriva di mercoledì, è giunta al termine. Vi chiedo di commentare qui sotto se siete d'accordo con le mie valutazioni, soprattutto se credete che l'IE possa prendere in considerazione anche le amichevoli internazionali. Se il video vi è piaciuto, piazzate un bel pollice in su, e se ancora non lo siete, iscrivetevi al canale. Vi rimando a lunedì prossimo con una nuova prediction. Un saluto da Lepita e dal team di Foot Italia Channel.